Allora, ciao ragazzi, se vi capita questo gin, provatelo. È un gin che si trova nei supermercati, eh? In qualche supermercato ce l'ha. È un gin che viene, secondo me, sottovalutato da molti appassionati. Vi faccio vedere, è una Ginevra destillada, qui siamo a Menorca. Allora, dietro questo gin Mahone, che poi in realtà il suo nome è questo, che è impronunciabile, Xoringuer. Allora, c'è una storia importante legata agli inglesi, legata appunto alla Menorca, bastimento inglese, insomma, una storia bellissima, la trovate in internet, la trovate. Io vi parlerò del prodotto, un prodotto che io quando lo trovo me lo porto sempre a casa, mi porto sempre a casa qualche bottiglia. Mi piace molto perché ha un ginepro completamente diverso da quello che puoi trovare in altri gin. È un ginepro più cotto dal sole, è un ginepro più selvatico. Qui le note verdi, le famose note boschive, le note verdi, chiaramente prevalgono. Questo è ginepro a tutti gli effetti, con una prevalenza assoluta di ginepro. Un ginepro però diverso. Qui io qui ritrovo anche gli odori del gesso, l'odore della macchia mediterranea, c'è un odore di foglie di fico, di alloro. Quindi è un ginepro che raccoglie tantissime note verdi, tantissime sfumature, motivo per cui mi piace molto. Graffiante, mi sembra quasi di vedere la roccia dell'isola, il sole che batte, ok? Sulla roccia. Puro per me è meraviglioso. Io questo l'ho provato in gin tonic, è un gin che quando ho la possibilità di trovarlo me lo porto a casa. Puro è stupendo. Tonica neutra oppure una botanical o una soft timo, eventualmente anche una Indian ci sta. È un gin che non ha paura di niente. Provatelo, vale veramente la pena. Vale veramente la pena. Anche perché non mi ricordo quanto l'ho pagato, però non costa molto, costa più di un Tanqueray. Però secondo me fine, ma allo stesso tempo grezzo, graffiante. Macchia mediterranea, il rosmarino, vengono fuori tutti dei ricordi molto 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 interessanti, tutti legati alle note verdi. Mi piace molto, per me questo è sì. Ciao ragazzi.